Solidarietà a 360 gradi, dico sempre il nostro operato di Croce Rossa è lì dove c'è bisogno. Ieri ovviamente al Molo, oggi per le città terremotate. La cosa importante è far capire come è importante anche l'apporto umano del catanese, che ha sempre dimostrato grande cuore. Infatti Amatriciamoci nasce da questo connubio fra Amatrice, che è una delle città più colpite dal sisma, e l'altra parte invece vuole sottolineare questo affetto che sempre il catanese ha dimostrato per eventi anche lontani. L'abbiamo visto noi quando abbiamo promosso una raccolta di beni di prima necessità, immediatamente in nemmeno di una settimana due bilici già pieni stanno per partire per appunto la zona terremotata, e con questa raccolta fondi che ha avuto diverse iniziative, questa la più importante col patrocinio del comune, che ringrazio il sindaco e il vice sindaco, la persona di Marco Contoli qui presente, dove ancora una volta dimostriamo che si può coniugare un sano momento culinario a un importante evento di solidarietà, perché l'intero importo servirà appunto a finanziare quei progetti che sul territorio, così come fa sempre Croce Rossa, verranno concertati con le amministrazioni pubbliche per garantire quella quotidianità che necessita lì sul posto dove è vissuto. Sito aperto anche ai vegani, no? Sì, un aperto a tutti, e quindi anche coloro che sono vegani potranno venire a gustare una matriciana particolare giusto per voi, perché stiamo cercando di venire incontro a tutti i gusti, proprio perché è nobile l'obiettivo che cerchiamo. La solidarietà riesce a mettere d'accordo tutti, vegani e non. Sì, proprio così, è giusto, quello che hai colpito in pieno.